Siamo dato Gesù Cristo. Sempre si lodato. Carissimi fratelli, celebriamo quest'oggi la grande festa, la solennità del preziosissimo sangue del nostro Signore, Salvatore e Redentore Gesù Cristo. E ci vengono in mente subito le parole di San Pietro che ci invita sempre a ricordarci che non a prezzo di oro o di cose corruttibili siamo stati salvati, ma a prezzo del sangue prezioso del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Cosa vuol dire, fratelli carissimi, che siamo stati salvati col sangue? Sapete che la redenzione, la nostra salvezza, che si chiama appunto redenzione, e redenzione vuol dire salvezza pagando un certo riscatto, è un riscatto, diciamo, analogico. E allora il Signore, il buon Dio, avrebbe potuto non crearci, si è creato dopo il peccato, non salvarci, ridistruggere tutto, resettare tutto, ma invece ha voluto salvarci. Avrebbe potuto salvarci senza morire sulla croce, ma invece ha voluto salvarci morendo sulla croce e spargendo il suo sangue prezioso. Il suo sangue prezioso. E perché ha voluto fare questo? Per caricarsi del debito della pena. Cioè il male si divide nel male della colpa, che è il male che il peccatore vuole fare, il male morale, e il male della pena, che sono le conseguenze inevitabili del peccato. E qual è la conseguenza del peccato? Già ci sono conseguenze in questa vita, come malattie, a volte disgrazie, sventure, anche se non è un'equazione matematica, che sono conseguenze del peccato. E però, vedete, la conseguenza peggiore è la dannazione, è la dannazione. Allora il Signore di che cosa si è caricato? Non si è caricato del male della colpa, è Lui che è innocentissimo. E quindi quando si dice che si è fatto peccato, non vuol dire che ha commesso, si è compromesso col peccato, ma del peccato ha voluto pagarne tutte le conseguenze della sua dolorosa passione, fratelli carissimi. E quindi lui si è caricato, come dice Isaia, delle nostre colpe. È la redenzione, è quella che i teologi chiamano soddisfazione vicaria, satisfazio, cioè fare abbastanza, satis, fare il giusto, compensare e caricarsi. Vicaria vuol dire al posto di qualcuno, quindi al posto nostro. Quindi Gesù ha pagato, si è caricato di tutte le conseguenze del peccato. Non della dannazione, però quanto alla sofferenza possiamo dire che ci è arrivato vicino, è perché se sulla croce ha detto Dio mio perché mi hai abbandonato, e nel Getsemani ha patito questa agonia tremenda, e vedete quanto costano a Gesù i nostri peccati, quando sono costati, e pazzi noi quando diciamo c'è un peccato da poco, è solo un peccatuccio. Non esiste, fratelli carissimi, un peccato da poco. Allora il sangue che cos'è? Il sangue è in qualche maniera il prezzo del nostro riscatto, il sangue versato. E dice San Tommaso nella sequenza, nell'inno Adoro te devote, e dice che una stilla del sangue di Gesù Cristo può salvare il mondo da tutti i delitti, da tutti i peccati. Allora cosa vuol dire? Vuol dire, allora immaginiamoci davanti a giudizio particolare, dove c'è il buon dell'Eterno Padre, la Santissima Trinità, tutti i santi, e arriviamo noi al giudizio, no? A un certo punto il diavolo, e che cosa dice? Ha fatto tanti peccati, è figlio di Adamo e di Eva, discendente, quindi ha peccato originale, e poi ha fatto tanti peccati nella sua vita. E allora mette sulla bilancia, sul piatto della bilancia, tutti i nostri peccati. La bilancia va verso l'inferno e la freccia indica l'inferno. Il Signore che cosa fa? Essendo noi stati battezzati, fatto tante comunioni, ha avuto la fede, mette una gocciolina del suo sangue e la mette sull'altro piatto della bilancia. Cuio su una stilla, salvo un facere, totum mundo, qui abomini scegliere. Una gocciolina di quel sangue, tac, fa saltare la bilancia. E naturalmente, se non ci siamo confessati, se abbiamo chiesto perdono, se abbiamo lavato con la nostra vita cristiana di penitenza e di buone opere le nostre vesti nel sangue dell'agnello, è chiaro, perché il sangue ci viene offerto
però va anche accolto, eh? Quindi se noi abbiamo accolto il sangue di Cristo, allora ecco che siamo stati salvi. Allora uno può dire, allora perché il Signore, se una goccia sola del sangue potrebbe salvare tutto il mondo, invece ha voluto versare tutto il suo sangue, eh? In diverse occasioni ci sono la pietà popolare, partendo dalla Sacra Scrittura, celebra, venera sette effusioni del sangue, e il Signore si è come messo in un torchio, si è tutto spremuto, non ha dato solo una gocciolina. Allora teniamo presente quello che dicono alcuni santi: guarda che cosa ha pagato e guarda quanto ci ha amato. Cioè, quando noi amiamo una cosa, la paghiamo anche un prezzo caro. Ci piace un oggetto, non so, un libro, una borsa, cioè, il libro è molto bello, l'oggetto è molto bello, allora io lo stimo molto, e anche se altri mi dicono che sei un prodigo, criticano, però ci piace, amiamo quella cosa e paghiamo un prezzo. Quanto Gesù ci ama? Guarda che cosa ha pagato e guarda quanto ci ha amato. Allora, siccome ci ha amato molto, pur potendo con una gocciolina del suo sangue salvare tutta l'umanità, vedete, fratelli carissimi, invece siccome è spremuto, non ha risparmiato nulla di se stesso. E quindi anche noi, vedete, se vogliamo essere imitatori di Gesù Cristo, non dobbiamo risparmiarci nel nostro zelo apostolico, nella nostra opera. Io sono un sacerdote sacerdotale, e per il laico opera apostolica, o preghiera, azione, sacrificio, non dobbiamo risparmiarci, dobbiamo metterci assieme a Gesù in questo torchio mistico, fratelli carissimi. E adesso veniamo, diciamo, alla festa di questo preziosissimo sangue, che sapete che con la riforma liturgica è stata portata, la festa che una volta era del Corpus Domini, adesso si chiama, secondo il nuovo messale, del corpo e del sangue di Cristo, ed è stata un po', diciamo, riunita. E ora, paradossalmente, vedete, questo è un po' il paradosso, perché da una parte si cerca di fare il più possibile la comunione sotto le due specie, e sembra quasi che non sia valida la comunione se non è fatta anche col sangue di Cristo, e secondo alcuni c'è questa, ultimamente viene consigliata questa pratica, che sulla quale, diciamo, non ho niente da dire, anche se, diciamo, può dare origine ad alcuni errori, perché se sapete che nell'ostia, sotto l'apparenza del pane, c'è corpo, sangue, anima e divinità, cioè la sostanza ricoperta dagli accidenti del pane e anche sangue. Quindi fare la comunione sotto le due specie oppure sotto una specie sola è sacramentalmente la stessa cosa. Certo, uno potrà dire un segno, però diciamo, se il sacerdote dice quando dà solo l'ostia il corpo di Cristo, e quando dà l'ostia e il sangue preziosissimo dice il corpo e il sangue di Cristo, vedete, allora potrebbe ingenerare un errore, perché sembra che nell'ostia non ci sia sangue, ma sia nel pane, sotto l'apparenza del pane c'è corpo, sangue, anima e divinità, sotto l'apparenza del vino c'è corpo, sangue, anima e divinità. Quindi, come ha fatto la Chiesa per tanti secoli, non è assolutamente necessaria, diciamo, la comunione anche col preziosissimo sangue. Però, mentre da una parte si valuta e diciamo la comunione sotto le due specie, però si è tolta la festa del preziosissimo sangue. Allora, innanzitutto c'è da dire due cose. Uno, diciamo, questa festa, e io spero che ritorni, come è ritornata la festa del Santo Nome di Maria, altre feste che erano state abolite e poi sono state riprese, perché, allora, innanzitutto, per un motivo proporzionato all'intelletto umano. Sapete che gli angeli, quando noi saremo in paradiso, senza tante formule di visioni, noi in un'unica visione vedremo tutti i misteri della nostra fede col lume della gloria, e li capiremo anche, per quanto possibile, con un unico raggio. Ma finché siamo in questo mondo, le verità divine, per essere comprese dal nostro intelletto, devono essere divise, cioè come il raggio di luce deve essere diviso dal prisma per vedere tutti i colori, e come una mamma sbriciola il pane, e quando svezza il bambino lo sbriciola, lo fa omogenizzato, quando si passa dal latte ai primi alimenti solidi, così il nostro intelletto ha bisogno di contemplare i vari misteri
da tante facce diverse. Secondo punto, vedete fratelli carissimi, è che la festa del preziosissimo sangue non è semplicemente la festa del sangue eucaristico che è presente nell'Eucaristia, ma è una festa globale, cioè il Corpus Domini che cosa celebra? Celebra proprio il mistero della transustanziazione, la presenza eucaristica. Ma la festa del preziosissimo sangue va oltre. Certamente noi ringraziamo che questo sangue, noi proprio lo possiamo veramente bere attraverso l'Eucaristia, però diciamo, noi non solo celebriamo il sangue presente sotto le specie eucaristiche, ma il sangue versato, il sangue per esempio che è uscito dal costato di Gesù Cristo assieme all'acqua, il sangue versato con la circoncisione, il sangue versato nell'agonia del Getsemani, il sangue versato nella flagellazione, il sangue versato nell'incoronazione di spine, il sangue versato mentre Gesù saliva al Calvario con la croce sulle spalle e cadendo sotto la croce mentre lo insultavano e spargeva sangue e, come dice una santa, non mi ricordo più se Santa Metilde o Santa Gertrude, che la Madonna vedeva, era piccolina rispetto alla folla che calcava Gesù e faceva vedere dove era Gesù, lo vedeva dalle tracce di sangue che vedeva per terra e riconoscendo quel sangue ha detto di dove il punto dove era Gesù e cercava di avvicinarsi per vedere il suo figliolo. Quindi il sangue versato mentre portava la croce, il sangue versato mentre era inchiodato sulla croce. E infine il sangue versato dalla croce, perché contava sia dalla corona di spine che dai chiodi, e poi il sangue, infine, il sangue ultrabenedetto, il sangue ultrabenedetto dell'apertura del costato da cui sono usciti sangue ed acqua. Queste sono le sette effusioni del sangue di Cristo, le sette effusioni di guarda cosa ha pagato e guarda quanto ha amato. Come noi dobbiamo amare, fratelli carissimi, questo sangue preziosissimo. E vedete, ora, poi nell'Eucaristia certamente c'è questo sangue, il sangue versato in tutte queste occasioni, il sangue che ha circolato, il sangue pulsato dal cuore amantissimo, il sangue che ha dato la vita a Gesù Cristo. Allora noi nella festa del preziosissimo sangue adoriamo, veneriamo, pensiamo, contempliamo a tutto questo sangue, non soltanto il sangue sotto le specie eucaristiche. Ecco, fratelli carissimi. E allora adesso noi che cosa dobbiamo fare, i nostri atteggiamenti rispetto al preziosissimo sangue? Noi dobbiamo in qualche maniera, prendendo un po' l'esempio di diversi santi, e noi dobbiamo raccogliere, allora, farci lavare e purificare da questo sangue, raccogliere questo sangue, versare questo sangue. Ho fatto un riassuntino, queste tre parole riassumo un po', diciamo, la Sacra Scrittura e alcune frasi di santi, alcuni concetti di santi. Allora, primo, lavarsi, farsi lavare da questo sangue. È come San Longino è stato lavato dal sangue di Cristo, e noi quando siamo battezzati ci viene versata l'acqua, ma in realtà in mistero ci viene versato il sangue di Cristo, il sangue e l'acqua uscite dal Sacro Cuore. Così la confessione diceva Santa, la serva di Dio, Madre Maria Costanza Zauri, come profumano del sangue di Cristo le anime uscite dal confessionale. Quindi lavare nel sangue le vesti, lavare nel sangue dell'agnello, cosa vuol dire? Può voler dire il martirio. Allora sapete che quando un uomo è martire va subito in paradiso senza passare dal purgatorio, oppure anche il lavacro sacramentale, ed è la prima cosa che dobbiamo chiedere perdono. Secondo punto, raccogliere questo sangue. Allora vedete, questa frase mi è venuta in mente da quello che faceva la Madonna, come è stata vista da alcuni mistici e in particolar modo da Caterina Emmerich e dalla serva di Dio, Madre Maria Costanza Zauli. Allora, adesso spero di trovare una frase dei suoi scritti, fratelli carissimi. Allora dice nei suoi quaderni, questa grande mistica dice: quel sangue prezioso, preziosissimo, man mano che veniva sparso, era raccolto da invisibili angeli e portato a lei,
che lo traeva a sé per forza di amore. E cioè, gli angeli raccoglievano il sangue di Cristo, lo portavano spiritualmente alla Madonna. Quel sangue, miracolosamente raccolto e conservato in lei come tesoro di inestimabile valore, ella, Vergine sacerdotale, continuamente offre alla Santissima Trinità a favore delle anime, compito che prolungherà sino alla fine dei tempi, fino a quando la redenzione abbia avuto il suo perfetto compimento. Cioè, allora vedete, la Madonna raccoglieva questo sangue e lo offriva, lo offriva come Vergine sacerdotale. Se vedete, ecco qui, oggi purtroppo ci sono tante avversioni al dogma della corredenzione, ma tutta la scrittura, la tradizione, c'è poco da fare, salta sempre fuori, non si può sopprimere questa verità che zampilla dalla liberazione. Quindi la Madonna, raccogliendo questo sangue, lo offriva assieme al figlio, vedete? Ed è quello, quindi, quando è che noi possiamo imitare questo? Vedete, soprattutto nella Messa, nella Santa Messa, dove quando il sacerdote dice questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, noi in qualche maniera raccogliamo assieme al sacerdote, lo offriamo e ci offriamo assieme, diciamo, a questo sangue, ecco, questa offerta. E dice sempre Madre Maria Costanza Zauli, e dice nella Santa Messa, ad ogni consacrazione eucaristica, si rinnova l'implorazione potente del sangue di Gesù. E sarà soltanto per il sacrificio dell'altare che potranno ottenersi la pace e la misericordia al mondo. Le nostre messe sono la reale ripetizione di quei momenti sublimi, il Cenacolo e il Calvario, ed è ancora il cuore vivo di Gesù in tutta la perfezione della sua carità che rinnova l'offerta di sé per la salvezza dei fratelli. Ancora dice la Santa, benissimo, e noi nulla difetta al valore del sacrificio eucaristico, in sé non manca nulla. Eppure la continuazione delle offese fatte a Dio esige, per l'applicazione degli effetti della redenzione, un certo contributo di immolazione da parte nostra. Per le purissime mani di Maria, al momento della consacrazione, dobbiamo presentare la nostra offerta per ottenere misericordia e salvezza al mondo intero. Vedete, per le purissime mani di Maria. Quando il sacerdote dice questo è il mio sangue, sente il campanello, mistero della fede, oppure nella messa di San Pio V si riconosce la fine della consacrazione dalla genuflessione del sacerdote e dai tocchi del campanello, ecco Signore, mi unisco, mi immergo in questo calice e te lo offro per le mani della Madonna, che ha raccolto misticamente il tuo sangue e l'ha offerto, lei, Massima Corredentrice, mi unisca anch'io. Vedete, questa è la partecipazione attiva alla messa. Partecipazione vuol dire che c'è un qualche cosa che è secondario che partecipa di ciò che è principale. Cos'è che è il principale della messa? Il sacrificio. Bene, bene figlioli. Quindi allora abbiamo detto lavarsi col preziosissimo sangue, raccogliere questo preziosissimo sangue e offrirlo. Diciamo questa è la terza cosa, offrirlo, terza cosa, versare anche noi il nostro sangue. Allora anche qui vedete diciamo leggo un altro passo di Madre Maria Costanza dove viene spiegato questo, cosa vuol dire? Vuol dire versare il sangue, vuol dire è quello che i santi pastorelli hanno fatto su invito dell'angelo del Portogallo della Madonna a fare i sacrifici per la conversione dei peccatori. Dice Madre Maria Costanza Zauli, dunque, le cinque piaghe dal quale sono usciti, da cui Gesù ha versato il sangue, sono i cardini dell'universo, pensate. Da esse sgorgano continuamente la grazia e la misericordia sui redenti e sono sempre attive, perché Gesù, per la vita delle anime, continua, sebbene misticamente attraverso i misteri eucaristici, la sua immolazione, la sua offerta di propiziazione e impetrazione. Ma, dice, allora, questo qui in un certo senso basta, basterebbe, ma il buon Dio ha disposto in modo diverso. Per la remissione delle orribili colpe delle quali la terra è allagata, orribili colpe della quale la terra è legata, tutti i peccati personali, pensate l'aborto, il divorzio, la diffusione dell'eresia gender, la profanazione della famiglia, e ancora i milioni di aborti,
è ancora necessaria una continuazione dell'immolazione cruenta. Attenzione, dice Madre Maria Costanza, continuazione dell'immolazione cruenta. E questa il Signore la continua nel suo corpo mistico, in quelle anime fedeli e amanti che, come la madre sua, cooperano all'opera redentrice. Quindi, allora, ripeto questa frase, è necessaria una continuazione dell'immolazione cruenta, e questa il Signore la continua nel suo corpo mistico, in quelle anime fedeli e amanti, come la madre sua, e che cooperano all'opera redentrice. Così dice Madre Maria, la serva di Dio, Madre Maria Costanza Zauli, e vedete c'è questo libretto, Offerta del sangue di Gesù, è in rete, si trova il testo digitalizzato, se no si può richiedere alle ancelle adoratrici del Santissimo Sacramento, via Masi, Bologna, è per posta ordinaria, si può richiedere questo libretto meraviglioso che contiene il succo degli insegnamenti ricevuti dal cielo, parlato dal cielo, della serva di Dio, Madre Maria Costanza Zauli. Ecco, fratelli carissimi, Allora giustamente San Gaspare del Bufalo diceva che la Madonna era la regina del preziosissimo sangue, perché Gesù ha consegnato il suo sangue, l'ha consegnato a lei e senz'altro alla Chiesa, ma alla Chiesa attraverso di lei. E quindi allora chiediamo alla Madonna che ci lavi col sangue del suo figlio, ci permetta assieme a lei di offrire al suo figlio questo sangue e di offrire all'Eterno Padre il sangue redentore del suo figlio, e che ci faccia anime corredentrici in modo che tutta la nostra vita sia unita al versamento del sangue, alle sette perfette umano-divine fusioni di sangue del nostro Signore Salvatore Redentore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.